Dopo circa 30 anni di attività al servizio delle istituzioni, è terminata ieri la vita operativa delle corvette della Marina Militare Driade e Chimera. A presiedere la cerimonia, che si è tenuta ad Augusta con l'ultimo ammaina bandiera, è stato l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, comandante in capo della squadra navale. Nave Driade, corvetta della classe Minerva di stanza ad Augusta, è stata consegnata alla Marina Militare il 9 aprile 1990. La bandiera di combattimento è stata consegnata il 7 settembre 1991, offerta dal gruppo Anmi di Arezzo. Nel corso della sua vita operativa, Nave Driade ha percorso 326.483 miglia, effettuando 30.622 ore di moto, svolte prevalentemente in missioni di pattugliamento, sorveglianza e difesa costiera, quali la vigilanza pesca ed il controllo dei flussi migratori nello stretto di Sicilia, attività di supporto alla scuola di comando navale e cooperazione internazionale con le marine rivierasche del Mediterraneo. Nave Chimera, invece, è entrata in servizio il 15 gennaio 1991, mentre la consegna della bandiera di combattimento risale al 27 marzo 1993, a cura del gruppo Anmi di Porto San Giorgio. Nel corso della sua vita operativa, Nave Chimera ha percorso 334.423 miglia, effettuando 34.612 ore di moto, svolte prevalentemente in missioni di pattugliamento, sorveglianza e difesa costiera, quali la vigilanza pesca ed il controllo dei flussi migratori nello stretto di Sicilia, attività di supporto alla scuola di comando navale e cooperazione internazionale con le marine rivierasche del Mediterraneo. Con il pensionamento delle ultime due corvette continua il processo di ridimensionamento e di ammodernamento della flotta della Marina Militare. Dopo la consegna all'ammiraglio di squadra Donato Marzano, avvenuta nella banchina Tullio Marcon, le due bandiere di combattimento saranno custodite a Roma, nel sacrario delle bandiere delle Forze Armate, all'interno dell'altare della Patria.